una lettera del noto direttore dall'America. Buenos Aires, il 13 aprile 1935. Deo gracias. Affidati alla divina provvidenza, al cuore degli argentini e di ogni persona di buona volontà, si inizia anche qui in Buenos Aires, nel nome di Dio e con la benedizione della Chiesa, una umilissima opera di fede e di carità, che ha il suo scopo di dare asilo, pane e conforto a los desamparados, gli abbandonati, che non hanno potuto trovare aiuto e ricovero presso le istituzioni di beneficenza. L'opera trova vita e spirito nella carità di Cristo e suo nome da San Giuseppe Cottolengo, che fu apostolo e padre dei poveri più infelici. La porta del Cottolengo non domanderà a chi entra se abbia un nome, ma soltanto se abbia un dolore. E Dio ama tutte le sue creature, ma non può non prediligere i miseri, gli afflitti, gli orfani, gli infermi, i tribolati d'ogni maniera, dopo che Gesù li elevò all'onore di suoi fratelli, dopo che si mostrò loro modello e guida, sottostando anch'egli alla povertà, all'abbandono, al dolore, sino al martirio della croce. Il piccolo Cottolengo terrà le porte sempre aperte a qualunque specie di miseria morale e materiale. Ai disingannati, agli afflitti della vita, darà conforto e luce di fede. Distinti poi in tante diverse famiglie, accoglierà come fratelli i ciechi, i sordomuti, i deficienti, gli ebeti, storpi, epilettici, vecchi cadenti o inabili al lavoro, ragazzi scrofolosi, malati cronici, bambini e bambine da pochi anni in su, fanciulle nell'età dei pericoli, tutti quelli, insomma, che per uno o altro motivo hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma che non possono essere ricevuti negli ospedali o ricoveri e che siano veramente abbandonati. Di qualunque nazionalità siano, di qualunque religione, anche se fossero senza religione, Dio è padre di tutti. È ovvio che tutto questo si farà gradualmente, man mano che si edificherà e che ci sarà posto, confidando in Dio e nell'aiuto di cuori pietosi. Al piccolo Cottolengo non dovrà mai esserci un posto vuoto. Il piccolo Cottolengo si regge sulla fede, vive della divina provvidenza, si governa con la carità di Cristo. E niente impiegati, niente formule burocratiche che spesso angustiano, seppur non rendono umiliante il bene. Niente che somigli ad un'amministrazione, nulla di tutto questo. Coi debiti, costruisce coi debiti come in Italia. Una sfida, ne va del buon nome. Anche in America ha costruito moltissime case. Ma verbi grazia, come? Come le pagherà? Bisognerà mettere un po' d'ordine. Eccellenza. Voi forse credete che abbiamo fondi e rendite? No, amici miei, di tutto questo abbiamo meno che niente. Il piccolo Cottolengo non ha redditi e non potrà mai avere redditi di sorta. Va avanti ogni giorno, panem nostrum quotidiano. Thank you.
questa è la cameretta di Don Orione, era più o meno così anche quando è partito, eccetto che ora c'è un po' di polvere. Don Orione era la seconda volta che andava nell'America Latina, era già stato un anno, 1921 e 22, a trovare i suoi missionari arrivati in Brasile già nel 1913. Anche in quella terra egli voleva essere strumento di bene con i suoi istituti, come aveva fatto in Italia, a favore dei più poveri e dei infelici, soprattutto di quelli che nessuno voleva accettare. Quasi ogni giorno arrivava una lettera dall'America. Scriveva sempre D'Ostelpi, le leggeva in studio, o a cena qualche volta. Allora noi effettori non era così, c'erano tanti chierici con tanti tavoli. Sabato 25 si prenderà possesso del santuario e parrocchia di Itatí, Corrientes. I nostri missionari li accompagnerà lo stesso vescovo che è figlio di Veneti, Monsignor Vicentino. Corrientes. È venuto qui a prenderli e partono giovedì mattina. Fanno 36 ore di treno e poi 7-8 ore di navigazione sul fiume Paranà. Vanno sino ai confini dell'Argentina, di fronte al Chaco e al Paraguay. Io lunedì o martedì prossimo andrò al Cile, fermandomi 2 giorni a Mendoza. Subito dopo il suo arrivo in Argentina, Don Orione posa la prima pietra del piccolo Cotolengo a Buenos Aires. È il 18 aprile del 1935. Ma di pietre Don Orione ne aveva poste tante nella sua vita. Aveva cominciato presto. Era ancora il chierico Orione Luigi di 20 anni, quando il 3 luglio del 1882 inaugura il suo primo oratorio per i ragazzi di Tortona. La sede era imponente, il Duomo della città. I locali erano un poco angusti, ricavati nel sottotetto della navata centrale, ma andavano benissimo per quel suo primo oratorio di San Luigi, dove si faceva catechismo, si studiava, ma anche si giocava, stando attenti di non disturbare la solennità delle cerimonie. La vivacità di tutti quei ragazzi era difficilmente contenibile, anche se il giovane chierico Orione faceva del suo meglio per tenerli quieti. Del resto anche lui era ancora un ragazzo. Aveva solo 19 anni ed era il primo a capire e scusare quella gioiosa vivacità. Però raccomandava: quando passate per la sacrestia, salutate e proseguite buoni buoni. Ma non sempre gli altri erano disposti a sopportare.
Quel chierico non era certo un tipo normale, prima ancora della sua ordinazione sacerdotale nell'aprile del 1895, aveva già aperto il suo primo collegio nel rione San Bernardino. E se anche non gli era rimasto più un soldo, si procurò ugualmente un registro per l'amministrazione. Sopra le colonne delle entrate scrisse Divina Provvidenza, su quelle delle uscite Divina Provvidenza. Qui res, quam trattaturi estis, satis periculosa est, filii delectissimi, moneo vos, et diligente totius misse ordinem, atque hostie consecrationem, ac fractionem et communionem, ab aliis iam doctis sacerdotibus discantis. Avrò avuto 8-9 anni. Sulla siepe c'erano delle bianche campanule, quelle che popolarmente si dicono le campanelle, e ci siamo messi a coglierle. Anch'io ne presi una, e poi, come se fossi stato a servire la messa, feci istintivamente le mosse del chierichetto che suona, e con mia grande meraviglia sentì quel fiore di vilucchio mandare uno squillo. Certamente quel suono gli rimase nella mente come un richiamo, anche quando, più grandicello, deve seguire il padre nel suo lavoro di selciatore. È una sera, lo spaccapietre Orione Vittorio legge la lettera dove gli comunicano che il figlio Luigi è stato accettato al convento francescano di Voghera. Aver aiutato per qualche tempo il padre nel suo lavoro di selciatore, Luigi a 13 anni viene ricevuto al convento dei frati di Voghera, dove potrà studiare e, se riuscirà, potrà diventare anche lui un francescano. Io non sognavo altro che la tonacella col cappuccio e il cordolo bianco. E invece, dopo una grave malattia, viene rimandato a casa per salute troppo cagionevole.
L'anno dopo, però, venne accettato dai Salesiani. E lì conosce Don Bosco, che morirà 2 anni dopo. Si trasferisce allora al seminario diocesano di Tortona. Dai compagni è considerato un originale, un poco strano. Raccoglie pezzetti di pane, anche quelli calpestati, e se li mette in bocca, lasciando quello fresco della sua razione. O forse è un esibizionista, un simulatore di mortificazioni. Era nato povero. La madre lavorava in casa e nei campi. Abitavano come guardiani la piccola dimora di custodia accanto alla villa del liberale Rattazzi, a Ponte Curone. Mia madre mise a me, che ero il quarto figlio, i vestiti del mio primo fratello, che ha 13 anni più di me. E la povera donna quei vestiti li aveva fatti passare a 3 altri prima di me. E ci ha cresciuti bene, all'onore del mondo, come si dice. Tutti gli stracci li sapeva combinare e ci cavava dei vestitini, e la famiglia trionfava nella povertà onesta e discreta. Quella povera vecchia contadina di mia madre si alzava alle 3 di notte e via a lavorare. E pareva sempre un fuso che andasse. E sempre faceva e si industriava. Faceva da donna e con i suoi figli sapeva fare anche da uomo. Perché nostro padre era lontano a lavorare sul Monferrato. E per insegnarci a non sprecare il pane, ci raccontava un fatto della vita di Gesù, in cui si dice che egli scese da cavallo per raccogliere un pezzo di pane che era per terra. Nel Vangelo non c'è questo fatto, è ritenuto una pia leggenda, ma 8 o 9 anni fa lessi i Vangeli apocrifi e lo trovai. I Vangeli apocrifi sono quelli non approvati dalla Chiesa, ma possono esserci dei fatti veri, benché non vi siano altre testimonianze. Ebbene, lì nei Vangeli apocrifi ho trovato quel che mia madre mi raccontava da ragazzo, per insegnarmi a conservare quel che Dio ci dà. E diceva proprio come nostro Signore fosse sceso da cavallo tra la meraviglia degli apostoli che guardavano cosa facesse per raccogliere un pezzo di pane che era là, sulla strada, e se lo mangiò. Fra le grazie che mi ha fatto il Signore, ho avuto quella di essere nato povero. La voce di Don Orione. Qualcuno vada a cercare un grammofono. Calma, calma, state calmi. Sedete, sedete, sedete.
Buenos Aires, marzo 1936. Ecco, sono tra voi, oh carissimi, con tutto il mio spirito. Non potendo ancora venire a ringraziarvi di persona delle vostre benevolenze e della carità che continuate ai miei poveri istituti durante la mia lontananza, mi è caro mandare a voi almeno la mia voce. Essa vi porta tanta parte del mio cuore e la espressione dell'eterna gratitudine. Io lavoro in umiltà ai piedi della Santa Chiesa a dilatare le tende della carità di Cristo a salvezza dei figli del popolo e di emigranti italiani ed a conforto degli infelici più abbandonati. A Rosario di Santa Fe ho aperto ora scuole per più di 500 poveri fanciulli, la più parte figli di italiani. Ultimamente, poi, sono andato in Cile, a volo di più di 5.000 chilometri sulle Ande, e anche Santiago del Cile avrà domani il suo cottolengo. Sia gloria a Dio. Oggi vorrei essere un poeta e un santo per cantare il più bell'inno che si possa cantare sulla terra, l'inno della carità. Vi fu già un uomo che cantò quest'inno e ne scrisse le più belle e più alte parole dopo averlo attuato nella vita, San Paolo. E gli echi di quella divina poesia sono giunti fino a noi, poiché a partire da Cristo la religione divenne ispiratrice di carità e con lei è talmente congiunta che cristianesimo senza carità sarebbe indegna ipocrisia. Un giorno Gesù, chiamando gli eletti alla sua destra, dirà a loro: «Venite, o benedetti dal Padre mio, avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere». Erano già 3 anni che Don Orione era partito per l'America. Scriveva sempre, ora vengo, ma non tornava mai. Qualcuno addirittura diceva che non sarebbe più tornato. Ma perché? Alla sua partenza per l'America, la piccola opera della Divina Provvidenza aveva acquistato ormai importanza e dimensioni tali che, come spesso accade, aveva suscitato malanimo e maldicenze. Le accuse poi provenivano dall'ambiente clericale soprattutto, e in particolare da alcuni preti. Si diceva che era confusionario, che faceva debiti facilmente, che era un imbonitore di vocazioni e un approfittatore che ambiva i lasciti di moribondi facoltosi. Io mi sono gettato in mare quasi come un Giona, nella speranza di salvare la povera barca della mia congregazione, non dai debiti, ma dalle onde di furiose persecuzioni. Già altra volta vi ho detto che quelli che cooperano alla perfetta concordia della volontà e dei cuori sono nella carità e sono in Cristo, che lo spirito della fraterna carità eviti tra noi la mormorazione.
fratelli miei, diciamo noi stessi le parole che San Paolo diceva ai Corinti. Ora vi indicherò una via da seguire che vale immensamente meglio d'ogni altra. Quando parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho la carità, non sono che un bronzo che risuona o un cembalo squillante. E quando avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho la carità, non ho nulla. E quando distribuissi tutto il mio per nutrire i poveri e dessi il mio corpo ad essere arso, se non ho la carità, nulla mi giova. La carità è paziente, è piena di bontà, la carità non è invidiosa. La carità non si vanta, non si gonfia, non fa nulla di indecoroso, non cerca il proprio tornaconto, non si inasprisce, non tien conto del torto che le fanno, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, scusa ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa. Una sera d'estate radunarono tutti noi chierici nel cortile del Paterno. Stava per arrivare in visita un personaggio molto importante. Bisognava accoglierlo con un bel applauso per fargli capire che era il benvenuto. Il 10 luglio 1936 la Santa Sede nominò visitatore apostolico, in altre parole un ispettore, il noto liturgista padre Emanuele Caronti, benedettino, abate in San Giovanni Evangelista. E Don Orione, in una lettera ad Osterpi, diceva: tre volte Deo gratias per il santo visitatore che ci hanno mandato. Io non vorrei che egli temesse di darmi dispiacere nel prendere quelle deliberazioni che reputa necessarie o utili al bene della piccola opera. No, no. Se mai vi accorgeste di questo suo timore, vi prego di fargli sentire come la penso e che tutto mi farà piacere quello che egli farà. Egli da oggi è il mio e vostro superiore immediato. Egli viene da noi in nome del Signore e con autorità apostolica. Buenos Aires, 22 luglio 1936. Caro Don Sterpi, ma è per lei? Sì, ma riguarda anche lei. Lega pure. Grazie e pace da nostro Signore. Vi mando l'ultima e definitiva redazione del capitolo primo delle Costituzioni. Resta abrogata qualunque mia forma antecedente. Primo, il titolo della congregazione è Piccola opera della Divina Provvidenza. Il fine particolare e speciale è di propagare la dottrina e l'amore di Gesù Cristo,
e della Chiesa, specialmente nel popolo. E ciò mediante opere di misericordia spirituale e corporale e le seguenti istituzioni destinate sia all'educazione e formazione cattolica della gioventù più umile e derelitta, sia a condurre le turbe a Gesù Cristo e alla sua Chiesa per le vie della carità. Oratori festivi, patronati, dopo scuola esternati, pie associazioni, centri e circoli di associazione cattolica per fanciulli, istituzioni per uomini cattolici e patronati operai, scuole e collegi sempre per fanciulli poveri, scuole agricole, professionali, commerciali, industriali, magistrali. È una Madonna della Fogliata. Molto tempo fa era soltanto un rudere. Don Orione era ancora un bambino, avrà avuto 9-10 anni. Una sera d'inverno, quando i contadini si riunirono nelle stalle per stare al caldo, sente parlare di un piccolo santuario dedicato alla Madonna in mezzo alla campagna che stava cadendo in rovina, anzi, era già quasi del tutto diroccato. Più tardi mi confidò che quella notte non riuscì a dormire al pensiero che la Madonna non avesse più la sua casa. Intanto quella stessa notte aveva anche nevicato. Così il mattino dopo, quando sale sul solaio del cascinale per tentare di scorgere lontano i ruderi della chiesola, come aveva sentito raccontare, non vede che neve. Allora si mette in cammino e va in cerca per i campi, per qualche chilometro, fino a che non riesce a intravedere gli ultimi tronconi del muro ormai quasi del tutto nascosti dalla neve. Allora si inginocchia lì davanti e chiede alla Madonna la grazia di diventare sacerdote e lui ricostruirà la sua casa con l'aiuto di Dio. Beh, come vede, ha mantenuto la promessa. Ne deve avere fatte molte di promesse con tutto quello che abbiamo visto in questo viaggio. E dubito che siano concluse le promesse di Don Orione. La presenza del visitatore apostolico presso la congregazione era destinata a durare anche dopo la morte di Don Orione, per molto tempo. Eppure, per diversi aspetti, questa presenza, provocata dalla malevolenza ed imposta dall'alto per vederci chiaro nell'operato di Don Orione e della sua congregazione, finì poi per dimostrarsi di vera utilità nel definire e migliorare compiti ed istituti. Lo stesso fondatore, attraverso la esperienza che andava maturando in quelle terre d'America, accettava ed apprezzava la collaborazione del visitatore apostolico. Confesso che avrei dovuto fare molto, molto di più. E ne chiedo perdono al Signore. Tante volte ho sentito Gesù Cristo vicino a me. Tante volte l'ho come intravisto, Gesù, nei più reietti, nei più infelici. Mentre vi scrivo, mi giungono qui le notizie più dolorose della Spagna. E penso perché il mondo è tanto sconvolto, perché è tanto infelice e va precipitando nella barbarie. Perché? Vedete, coloro che sono nati nella stessa terra, che parlano la stessa lingua, che hanno lo stesso sangue, che provengono dalle stesse famiglie, coloro che dovrebbero amarsi, aiutarsi, confortarsi, si dividono, si odiano, si massacrano barbaramente. Oh, triste verità, tristissima realtà, sotto gli stessi nostri occhi. Non ai ricchi, ma ai poveri, ai più poveri, al popolo mi ha mandato il Signore. Ed ora finirò, e mi scusi la lungaggine, eccellenza. Mi permetto di pregarla di lasciarmi qui più che può. E se Dio la ispirasse di lasciarmi qui per sempre, perché così fosse il bene mio e
della piccola opera, mi lasci qui per sempre. O mi interni, mi getti dove meglio crederai in domino, che sarò sempre felicissimo in domino. Morire per questi miei fratelli e vorrei essere dimenticato da tutti, vivere e morire dimenticato da tutti, sotto i piedi di tutti e perdermi nel Signore, io indegnissimo che tanto ho peccato. Dopo 3 anni di assenza, Don Orione si prepara a lasciare il Sud America e ha affaticato, la sua salute è minata. Oh, sento che sono vecchio, ma vi assicuro che sto bene. È il cuore che fa i suoi scherzi, è il diabete. Sto a regime e sto bene. La sua salute sale in Sud America e affaticato, la sua salute è minata. Oh, sento che sono vecchio, ma vi assicuro che sto bene. È il cuore che fa i suoi scherzi, è il diabete. Sto a regime e sto bene. Il 3 gennaio comincia il giro delle visite. Nessuno ne parla, ma tutti sentono che egli non tornerà più. Solo raramente, nelle parole di congedo, da una tappa all'altra, si lascia sfuggire, e per l'ultima volta, forse. In quei pochi anni, Don Orione e i suoi sacerdoti avevano dato vita a numerose opere e attività. Un cotolengo a Claipole e a Vellaneda, una casa di noviziato a Lanús, al centro di Buenos Aires la casa Carlos Pellegrini, una parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza, un collegio e una parrocchia Victoria,
Quindi il collegio di Santa Caterina a Tres Algarrobos. La casa della Beata Imelda è un asilo infantile. Ancora il collegio e la parrocchia di San Giuseppe a Cuenca. L'Obra San José e il collegio della Sagrada Famiglia a Mar del Plata. Il santuario e le scuole di Itatì. Il collegio e la casa parrocchiale a Rosario, una casa per suore a San Miguel, due case a Mendoza, due case a Santiago e una sede per aspiranti vicino a Valparaiso, in Cile, un noviziato in Uruguay e ancora opere in Brasile, a Rio, a San Paolo. Del Plata, 17 marzo 1937. Eccellenza reverendissima, Don Sterpi le avrà parlato che si è messo un piede nel centro del Chaco. Data l'insistenza di due vescovi e della nunziatura, per la necessità di quelle anime. Ho accettato con riserva quando tutti avevano rifiutato. Ho pregato un po', forse troppo poco. Credo che gli altri non abbiano accettato e per il caldo insopportabile e per la grande povertà. Ma noi vogliamo essere poveri e per i poveri. Ho pensato che se Vostra Eccellenza fosse stata qui mi avrebbe dato la benedizione. Ed ho pensato a tutte quelle anime e a Gesù. E che mia madre mi diceva che in mancanza di cavalli trottano gli asini. E noi siamo proprio gli asinelli della provvidenza, o almeno desideriamo esserlo. Se sapessi di stare qui, le chiederei io di andare al Chaco per morirci, cioè per consumarmi e vivere davvero missionario. Sempegna è città di circa 20.000 abitanti, con altri 10.000 sparsi nel contado a distanze enormi. La più parte dei ragazzi sono figli naturali, moltissimi sono da battezzare. Quando si arriva a sposare le figlie, si cerca di sposare anche le madri. La corruzione dei costumi, dato poi anche il clima, è spaventosa. Ho mandato là un sacerdote lombardo di 50 anni, un vero angelo, cresciuto fin da ragazzo da noi, alla Divina Provvidenza. La gente vive male, muore senza assistenza. Ho accettato sub condizione, perché mi sentivo l'anima lacerata e ricordavo le parole del Santo Padre. Non fermatevi nelle città, ma andate nell'interno, dove pochi o nessuno va. Perché non c'è guadagno. Qui il Chaco è ritenuto peggio che la Patagonia. I mercanti che arricchiscono di beni terreni e che per il cotone e la ricchezza stanno là. E non ci sarà il sacerdote per le anime, per i poveri.
Don Contardi, il sacerdote lombardo, cresciuto alla Divina Provvidenza, era stato mandato a San Spena da Don Orione e in pochi mesi era riuscito a concludere un grande lavoro. Ha rifatto e ingrandito la cappella, le panche nuove, ha sistemato le tre stanzette che sono tutta la sede della parrocchia per più di 30.000 anime. Deve assistere alcune colonie di indiani distanti oltre 100 chilometri in una zona abbandonata, detta la Pampa del Diavolo. Vive in povertà totale. E quando al momento dell'incontro, abbracciandolo con affetto, Don Orione gli chiede: «E tu?» Don Contardi risponde: «Io sono perfettamente felice». Il caro nostro Don Contardi, e nel salutarlo forse per l'ultima volta, ho sentito nel cuore ciò che la lingua non può esprimere. Da Sempegna a Resistenza e quindi verso l'interno, attraverso campagne selvagge, piccoli villaggi dalle case bianche e basse, fino a Corrientes e infine al santuario di Itatí. Era particolarmente felice d'essere arrivato a quella casa di Maria e, come lui la chiamava, l'avamposto più lontano della sua congregazione. Aveva celebrato la messa a mezzanotte, una messa davvero di grande devozione. Prima di ripartire, Don Orione ci salutò. Parlava con la voce sommessa. «Parto per l'Italia», disse. «Forse non ci vedremo più». In attesa che il battello attraccasse, ricordo che, essendoci un forte vento, Don Orione si ritirò al riparo dietro una barca rovesciata che stava lì, lungo la riva. Quando poi la nave si mosse, Don Orione faceva dal ponte cenni di saluto. Benediceva. Così lo vedemmo sparire lungo le acque del fiume, su quel piccolo ponte che si allontanava sempre più rapido. Sì, è il paterno. Come? Non capisco. Sì, sì, dica. A Napoli? Stamattina? Sì, ho capito. Al santuario di Pompei. Al santuario di Pompei? Sì, sì, ricordo tutto. Adesso riferisco immediatamente. È arrivato, è arrivato! È sbarcato a Napoli stamattina! È arrivato Don Orione! Stamattina! La nave è partita il 5 di agosto da Buenos Aires. Sono 18 ore di viaggio. C'erano molte persone a salutare. L'ambasciatore è molto autorità argentina. Sì, sì, era molto conosciuto. Pronto? Sì, paterno. Chi? Ho capito. Stiamo aspettando anche noi. Sì, da Napoli è partito per Roma. Silenzio, per favore. Le ultime notizie sono che è andato a salutare i nostri studenti e gli amici. Siamo in attesa, ma ormai che credo che fino a domani non chiameranno più.
Senz'altro, appena sapremo qualcosa. Resto io, andate pure voi. Intanto si era sparsa la voce che Don Orione sarebbe ritornato la sera del 26 agosto. Era 3 anni che era in America e quindi la gente aveva piuttosto desiderio di rivederlo e si stava completando qui le preghiere alla funzione della Madonna della Guardia, della novena. Il giorno prima era stato a celebrare la messa nell'Istituto Divin Salvatore delle 7 sale dove c'erano gli studenti nostri. Poi era partito e la sera si era fermato a Parma soprattutto perché gli premeva conoscere il visitatore e soprattutto avvicinarlo perché non l'aveva mai visto e non aveva mai parlato. Don Orione voleva evitare un ritorno a Tortona eccessivamente vistoso e qualsiasi trionfalismo nei suoi confronti. Così cercava in tutti i modi di rallentare il viaggio. Sapeva che tutti lo aspettavano al santuario della Madonna della Guardia e allora, con il pretesto di salutare il fratello, si trattenne a casa di lui fin quasi alle 10 di sera, certo che ormai, a quell'ora, finita ogni funzione, tutti si erano già allontanati. Quando, ormai notte, giunse al santuario, erano rimasti pochi chierici e a quel punto non si trattenne a lanciare loro un piccolo segnale. Oremus. La preghiera è elevazione, è voce delle nostre speranze. Le ore del mattino ci portano il dono di saper pregare ed è nella meditazione, cioè nella riflessione sopra le grandi verità morali e teologiche che si schiudono le sorgenti dell'animo. E nel mattino, prima di ogni altra distrazione e comunicazione con gli uomini, che bisogna pregare e ascoltare Dio che parla, ara le anime, lavora in noi,
fantasma, il nostro spirito vivifica, rischiara. Nasce allora in noi un grande desiderio, la volontà di riformarci. È elevazione, è voce delle nostre speranze. Le ore del mattino ci portano il dono di saper pregare, ed è nella meditazione, cioè nella riflessione sopra le grandi verità morali e teologiche, che si schiudono le sorgenti dell'animo. E nel mattino, prima di ogni altra distrazione e comunicazione con gli uomini, che bisogna pregare e ascoltare Dio che parla, ara le anime, lavora in noi, plasma il nostro spirito, vivifica, rischiara. Nasce allora in noi un grande desiderio, la volontà di riformarci. Lavoro, preghiera e temperanza, ecco ciò che farà fiorire davvero la nostra cara congregazione. Preghiera, lavoro e temperanza, che significa pietà, sacrificio e mortificazione. In queste tre virtù c'è tutta la nostra vita e non c'è altra vita all'infuori di questa, non c'è altra via per farci santi, non c'è altro modo, né miglior modo di amare e servire Dio, non c'è altra via per servire e salvare le anime. E sempre lieti, in domino, con gioia grande, diffondendo bontà e serenità su tutti i nostri passi e nei cuori delle persone che incontriamo. Di Barabba. Cosa si può pretendere da ragazzi che sono cresciuti senza timore di Dio? Conosciamo bene le loro famiglie, gente che non è mai andata in chiesa. La colpa di chi è? È di quel chierico Brioli, perché raccoglie tutti i peggiori. Se così da chierico, cosa sarà da prete? È giovane, non ha esperienza. È giovane. Punto, Monsignor Bandi, vescovo di Tortona, fu costretto, per tacitare tante proteste, a sospendere ad tempus l'oratorio che lui stesso aveva concesso al giovane chierico Orione solo pochi mesi prima, assegnandogli addirittura due stanzoni del palazzo vescovile e una parte del giardino.
chierico Orione era davvero disperato. E allora decise di scrivere una lettera alla Madonna e di deporla ai suoi piedi. Carissima e veneratissima madre, che non hai mai abbandonato nessuno, non abbandonare questo tuo povero e ultimo figlio. Non ne posso proprio più. Siamo abbandonati e calunniati da tutti. Da me non posso andare avanti. Se tu non vieni, io mi affogo con i miei giovani. Ecco, ti prendi la chiave dell'oratorio. Io ti porgo la chiave. Ti consegno le anime dei giovani che mi hai affidato. La mia missione è finita. Adottiamo il sistema di educazione cristiana usato con tanto felice esito dal santo Don Bosco, mio confessore e mio padre in Cristo. Metodo savio, detto sistema preventivo, che vuole essere da noi praticato scrupolosamente per esercitare un'efficace influenza sul cuore dei nostri alunni. Ma esso non dice tutto, non mi pare completo, non più sufficiente. O da tutti non così sufficientemente attuato. Il nostro sistema lo chiameremo paterno cristiano, farsi più amare che temere, ottenere tutto per amore e niente per forza. Il Vangelo è il più sublime trattato di didattica e di pedagogia che esista. Infatti, come è scritto in una nota biografica, in quei giorni vari stimoli confluivano sulla sua attività, quasi presagisse la necessità di riassumerla in alcuni punti fondamentali. La visita apostolica, la prospettiva dell'approvazione pontificia alle costituzioni dell'opera, le direttive anche più recenti della Santa Sede per la formazione culturale dei seminaristi secolari e regolari, la visione più vasta, riportata dall'estero, dei bisogni anche intellettuali che il ministero sacro impone nel mondo che cammina. Viaggiava da una casa all'altra della congregazione a sorreggere o a incoraggiare nuove iniziative. Come lui diceva, andava a piantare nuovi picchetti. L'ampliamento del piccolo Cotolengo milanese, l'inaugurazione della grande casa San Filippo Neri a Roma e a Genova la creazione di due nuove sezioni del piccolo Cotolengo. Andava puntualmente il martedì a Milano, il giovedì a Genova, gli altri giorni rimaneva nella sua cameretta, scriveva e riceveva gente. Thank you.
Adesso che è finita l'ora di studio, io vi canterò la canzone di Pasqualone, che per tanti anni è stato il cuoco della nostra casa. Certo, io non sono bravo a cantare come era Pasqualone, e sono anche un po' stonato. Comunque, alla montagna la neve al fiocca, ma noi staremo nella cucina a mangiar la polenta coi osei, le ho mangiar da poaretti, ma che bel piacere sarà. Vedo che a cantare vi ha messo in buona disposizione d'animo. Sono quasi tentato di cantarvela un'altra volta. No, perché prima, quando sono entrato, vi ho visto tutti un po' immusoliti. Ma noi non siamo mica trappisti, noi siamo i gaudenti della carità. Non si può fare del bene tenendo il muso con la malinconia. Se volete fare del bene e trarre specialmente i giovani al servizio del Signore, dovete invece cercare di imitare la santa e serena piacevolezza e ironia di un San Filippo Neri, di un San Francesco di Sales, del Cottolengo, di Don Bosco. Noi dobbiamo sempre progredire, aggiornarci, valerci di tutto il meglio che ci offrono la scienza, la letteratura, la teologia, la storia, le arti, sia di antico che di nuovo, perché la letizia è di grande aiuto per entrare nelle vie del Signore e progredire verso la salvezza. Qui ci vuole una banda musicale, sì. Chi di voi conosce un po' di musica? Eh? Lui, nessun altro? Chi conosce un altro? Chi? Anche tu? Solo voi due? Vabbè, non importa, si impara. E gli strumenti? Si trovano. Il 31 marzo del 1939 era andato ad Alessandria per controllare i lavori di costruzione della scuola d'arti e mestieri che nasceva con i fondi che una benefattrice aveva lasciato alla piccola opera di Don Orione. Poi, mentre stavamo attraversando Piazza Marconi, ho capito che Don Orione stava male. Corsi in un bar per procurarmi qualcosa di forte, un cordiale, ma lui rifiutò. Diceva: a casa, a Tortona. In via Roma chiesi a un farmacista di fargli un'iniezione, ma costui consiglia invece di chiamare un'ambulanza. All'ospedale dicono: se l'aveste portato a Tortona, sarebbe morto per strada. Grazie, grazie. Sta arrivando il vescovo. La mia veste, per favore. Eccellenza. Va bene? Una bella parola. Sì, sì. Ti vedo come va. Grazie della visita. Siamo qui. Posso io pregare per lei? Grazie.
I medici e gli amici dovettero imporsi per trattenerlo in ospedale almeno qualche giorno. Lui ripeteva spesso: San Benedetto morì in piedi, in pieno lavoro. È la speranza più bella. Faticare, faticare, faticare bisogna. Perché fuggire la fatica? Sarà forse senza ricompensa, diceva Don Bosco. Dio ha comandato all'uomo di lavorare. Noi dobbiamo essere grandi lavoratori. I lavoratori dell'umiltà, della fede, della carità. Grandi lavoratori delle anime. Ma che dico, lavoratori? È troppo poco. Dobbiamo essere i facchini di Dio. Non basta a noi solo il pregare, solo lo studiare, ma anche bisogna sfacchinare da un'Ave Maria all'altra, pensando prima agli altri e poi a noi. La pace non è nell'inerzia, ma nella carità operosa e nel sacrificio. E se vogliamo oggi lavorare utilmente al ritorno del secolo verso la luce e la civiltà, al rinnovamento della vita pubblica e privata, è necessario che la fede risusciti in noi e ci risvegli da questo sonno che poco è più che morte. È necessaria una grande rinascenza di fede e deve essere una fede applicata alla vita. Di fede dobbiamo riempire tutte le arterie umane, tutte le vie del mondo. Manca la fede in quelli che bisogna salvare, ma talora manca, e con quanto dolore lo dico, manca o vien meno anche in me e in altri di noi che vogliamo o crediamo di voler salvare le folle. Siamo sinceri. Perché non rinnoviamo la società? Perché non abbiamo sempre la forza di trascinare? Ci manca la fede vera. Apre il sipario su una tragedia di cui non possiamo prevedere le dimensioni. Noi viviamo nella fede e crediamo che sopra tutti e sopra tutto c'è il Signore che guida i popoli e che regge le nazioni, specialmente nei momenti più burrascosi della loro storia. Opponiamo ai cannoni i rosari e teniamo le mani giunte contro le mani che impugnano le armi per uccidere. La preghiera è sempre stata la forza dei deboli. I carri armati di Hitler percorrono l'Europa. In quel settembre del 1939 anche la Polonia viene invasa. Don Orione vuol benedire nel santuario della Madonna della Guardia i suoi chierici polacchi che partono per tornare nella loro patria. Il mio cuore trepida per voi, figli miei cari, e piango. Ho fatto stendere la vostra bandiera sull'altare. Passate e baciatela. E sia questo bacio il bacio di Dio sulla vostra patria. E la promessa che sarete sempre degni figli della Chiesa e devoti sudditi della vostra terra. Thank you.
Alla fine di settembre di quello stesso anno, Don Orione ottiene la prima udienza del nuovo Papa. Il Papa, dai nostri chierici. Bisogna trasmettere subito un telegramma. Grazie di avermi avvertito. Mi butto sul primo treno. Ma l'incontro di più grande consolazione avverrà un mese dopo, quando Pio XII, al rientro da Castel Gandolfo, saluterà gli alunni del Pontificio Istituto San Filippo Neri. Porta San Sebastiano, dove avverrà l'incontro con il Papa, è proprio a due passi dalla parrocchia di Ognissanti. I nomi di questi luoghi riportano ad anni lontani, all'inizio del secolo, quando un'altra volta Don Orione andò a Roma chiamato dal Papa, San Pio X. Appena mi vide, non mi ha neanche dato il tempo di fare la genuflessione e mi ha detto: preparati, che ti mando in Patagonia. La Patagonia era un quartiere fuori Porta San Giovanni, dove c'era tutto da fare. Sembrava davvero di stare in missione. Mancava perfino la chiesa. Entro 8 giorni, disse, devi aprire una cappella. Qualche giorno dopo presi in affitto una stalla, una scuderia per cavalli, per farne una cappella. Ma siccome non aveva nulla di esterno che dicesse di essere una cappella, essendo stata prima una stalla, come fare a chiamare la gente? Allora mi sono riempito tutti i tasconi di soldini e di caramelle. Poi ho dato di piglio a un campanello che avevo con me e ho cominciato a traversare tutte le strade del quartiere. Con una mano sbattacchiavo il campanello e con l'altra lasciavo cadere dietro a me le caramelle e di tanto in tanto qualche soldino. Più mi avvicinavo alla chiesa, più gente veniva dietro e faceva coda. Qualcuno sentivo che diceva: ma quel prete deve essere un po' matto. E siccome chiacchieravano e facevano baccano, allora in silenzio mi misi a muovere la bocca senza proferir parole e facevo dei gran gesti oratori con le mani e alzavo gli occhi al cielo e allargavo le braccia. Feci come quella volta che ho fatto il discorso ai muti della Lungara, che gesticolavo, ma non proferivo una parola. Quella prima cappella ricavata dalla stalla divenne poi la parrocchia d'Ognissanti. E proprio lì, a Porta San Sebastiano, dopo tanti anni, in un tardo pomeriggio d'estate, il popolo di quella parrocchia e 1200 dei suoi allievi del San Filippo Neri sono in attesa del saluto del Papa, che sosterrà tra loro. Thank you.
Quegli ultimi mesi del 1939 sono molto faticosi per Don Orione. Corre dappertutto, riunioni e viaggi, specialmente a Milano e a Genova, ove è ansioso di concludere i lavori di ampliamento del piccolo Cottolengo. Ho sognato come sarà il piccolo Cottolengo milanese ed ho percorso ampi padiglioni, lunghi spaziosi corridoi e ho visto una grande chiesa. La Madonna me l'ha fatto vedere il Cottolengo, però se me l'ha fatto vedere in sogno è segno che non ci sarò quando sarà realizzato. Il piccolo Cottolengo è costruito sulla fede e vive sul frutto di una carità inestinguibile. Al Cottolengo si vive serenamente, si prega, si lavora, nella misura consentita dalle forze. Si ama Dio, si amano e si servono i poveri. Essi non sono ospiti, non sono dei ricoverati, ma sono dei padroni e noi i loro servi. Così si serve il Signore. In che modo si può aiutare il piccolo Cottolengo? Oh, in tanti modi, con la preghiera, col denaro e col farlo conoscere a persone di cuore e benefiche che possano cooperare a un così grande bene. Poi tutto quello che avete e che per voi non è più utilizzabile, mandatelo al piccolo Cottolengo. Ecco, avete un paio di scarpe che non portate più? Ebbene, mandatele al piccolo Cottolengo. Avete lenzuola, camicie logore, biancheria, coperte, abiti usati, cappelli vecchi? Ebbene, mandate al piccolo Cottolengo. Tutto è grande, quando grande è il cuore di chi dà. Cristo non aveva soldati, non ne volle avere mai, non sparse il sangue di nessuno, non abbruciò la casa di nessuno, non volle inciso il suo nome sulle rocce dei monti, ma nel cuore degli uomini. Questo re non fece del male a nessuno, fece del bene a tutti, come la luce del sole che piove sui buoni e sui cattivi. Egli stese la mano ai peccatori, andò loro incontro. Non cercò seguito tra i grandi, né esaltò i potenti dell'intelligenza, del braccio e della borsa, ma gli umili e i poverelli. A chi gli domandava come si dovesse vivere,
rispondeva: amate Dio sopra ogni cosa e il prossimo come voi stessi. Dei bambini disse che i loro angeli vedono sempre il volto di Dio e che beato sarà colui che nel cuore sarà sempre un bambino. Volle morire a braccia aperte tra cielo e terra, tutti chiamando, e gli angeli e gli uomini al suo cuore. Maglione sta male. Anche stavolta, per grazia di Dio, Don Orione s'era ripreso e appena fuori pericolo lo trasferirono in un'altra stanza detta dell'orologio, proprio a parete con la cappella. Il professor Manae, primario dell'ospedale di Alessandria, gli aveva imposto di non muoversi e assoluto riposo. Qualche giorno dopo, Don Orione vuole scrivere ai suoi figli d'America, ma il medico gli ha impedito anche il minimo sforzo. In infermeria, dice, ho visto un tavolino con la mensola mobile. Portatela su, così potrò scrivere anche stando a letto. Tutti i miei cari della divina provvidenza del Sud America. La grazia del Signore e la sua pace siano sempre con voi. Ritornato in Italia, subito avevo sentito vivissimo il desiderio di scrivere una lettera che fosse rivolta non solo a questo o a quello, ma direttamente a tutti. Ho scritto bensì più volte a parecchi di voi, ma ciò non soddisfaceva appieno il bisogno del mio cuore di potermi fare presente a tutti, di parlare a tutti e da ciascuno di voi. O dilettissimi nel Signore. Ho ancora piena la mente e il cuore della vostra bontà per me durante tutto il tempo che ho passato con voi. Ho sempre davanti a me le vostre persone e sento di portarvi tutti nel cuore. La lontananza non ha per nulla rallentato il sacro vincolo della carità che ci unisce. Anzi, mi fa sentire più vivo, più dolce. Direi più santo il sentimento della spirituale paternità che a voi mi lega e mi legherà in eterno.
Don Orione voleva celebrare la messa. Diceva di sentirsi meglio ed ebbe permesso di alzarsi. Era il 20 febbraio, le 5:30 del mattino. Un mattino freddissimo. Era ancora debole e si prese una bronchite. Il professor Manai, che aveva nuovamente visitato il malato, disse a Don Sterpi: «So che avete due delle vostre case a Sanremo. È la provvidenza. Bisogna mandarlo là. Il clima qui a Tortona è ancora freddo e umido. Un soggiorno in riviera gli farà bene». Non vuole andare a curarsi. Non vuole andare a Sanremo a curarsi. Dice che sarà la fine dei suoi giorni. Allora vuole andare a morire fra i poveri, nella casa più povera della congregazione. Che dobbiamo fare? Cosa possiamo fare? Dovrebbero arrivare a momenti. Vi prego. Sono venuto a dirvi che ci è cara la vostra salute. A tutti quanti. Ai vostri fratelli della congregazione. Ai vostri poveri. A tutti gli ospiti degli istituti bisognosi ancora di voi. Al Santo Padre. E se lo permettete, anche a me. Io sono qui a pregarvi di un nuovo atto di obbedienza per il bene di tutti. E almeno per una volta, anche per il vostro. Il 6 marzo è la festa di San Marziano, il patrono di Tortona. E a mezzogiorno Don Orione vuole scendere in refettorio con noi chierici.
La data della sua partenza era già stata fissata per il giorno 8, ma lui riuscì a rinviare ancora di un giorno. Aveva ancora tante cose da fare e più di tutto alcuni addii a cui non poteva rinunciare. I piccoli, i poveri, i ciechi, i vecchi, gli afflitti, gli orfanelli, i malati, sono il mio sogno, il canto di Dio che da anni mi passa nell'anima, nella mente e mi ferisce il cuore. E mi fa vivere e morire di un fuoco ardentissimo. E mi fa esclamare, oh amore di Gesù, oh amore dolce ai piccoli e ai poveri di Gesù. Oh amore, oh morire d'amore. Venerdì 8 marzo, ultimo giorno prima della partenza, vuole andare a salutare il suo vescovo. Perché tanta fatica? Oh. Eccellenza, tocca a me salire da lei. Non avrei potuto partire per Sanremo senza ringraziarla dell'ordinazione.
La mattina dopo, il vescovo avrebbe ordinato 11 diaconi della nostra congregazione. Ci mancano e la vita se ne va. La più grande consolazione per noi anziani è quella di guardare a voi e di lasciarvi il Vangelo, la croce, la stola, l'altare, tutto. Sono venuto a darvi la buonanotte. E sono venuto anche a salutarvi, perché a Dio piacendo domani dovrò partire. Per poco o per molto, non so, forse anche per sempre, se così piacerà al Signore. Nessuno più di me vede che la mia vita, questa vita, è ormai ridotta alla fine e che tutti i momenti possono essere gli ultimi. È già una misericordia di Dio se sono qui a parlarvi. Ora mi vogliono mandare a Sanremo perché pensano che là quell'aria, quel clima, quel sole, quel riposo possano essere di qualche giovamento a questo poco di vita che ancora mi rimane. Ma io non voglio vivere tra le palme. Anzi, se potessi esprimere un desiderio, direi che non voglio vivere e morire tra le palme, ma tra i poveri, che sono Gesù Cristo. E perciò andarmene senza salutarvi mi sembrava una cosa ripugnante. Ripugnava a me e poteva forse dispiacere anche a voi. Dunque mi
Mi scuserete, miei cari, se sono spiacente, ma non potrò essere con voi domattina, alla prima messa. La prima grande madre è Maria Santissima. La seconda grande madre è... Santa Chiesa è la terza, piccola, ma pur grande, è la nostra cara congregazione. E dunque io vi dico addio, figlioli miei diletti. Pregate per me e io vi porterò sempre sull'altare con me.